Sono ormai più di 3 anni che il buongiorno a via Formello sia così. Più di 60 metri di spazzatura gettati da ditte o da qualcuno che doveva svuotarsi la cantina. Troviamo sedie, libri, divani, persino ciò che rimane di uno scooter. Davanti alla montagna si trova un'azienda agricola e non è una bella vista per il proprietario trovarsi davanti al luogo di lavoro uno schifo del genere. E non solo, non molto distante dalla spazzatura si trova la frazione di Pichini nel comune di Guidonia Montecelio e i residenti non amano molto trovarsi una simile schifezza davanti agli occhi e non è tutto. Capita alcune volte che qualcuno per alleggerire il carico di rifiuti accenda un bel focolare, non sapendo che così si disciolgono sostanze tossiche nell'aria, come la plastica. E i primi a rimetterci con questo inquinamento sono proprio i cittadini intorno alla montagna. Viene da pensare che la giurisdizione di questo punto cada sotto il comune di Guidonia Montecelio. Invece non è così, infatti cade sotto il comune di Sant'Angelo Romano, che non avendo soldi per rimuovere i rifiuti non ha mai fatto nulla per risolvere il problema. Ultimamente la questione è stata risollevata ed allora i due comuni interessati hanno deciso di collaborare per risolvere la faccenda. Questo canale parla principalmente di natura e possiamo appurare che tra la mondezza vive una popolazione stabile di Rattus norvegicus, comunemente chiamato ratto di fogna. Pensate che via Formello sia l'unico problema da risolvere? Stiamo percorrendo l'antica via della Selciatella, una strada medievale che si rifà alla via Tiburtino Cornicolana dei Romani e quest'ultima gli è stata ritrovata accanto insieme ad una necropoli. In questa strada sono anni e anni che gli incivili gettano i rifiuti e non sono mai state messe delle telecamere. L'aggiunta di telecamere non solo riuscirà a vedere chi scarica i rifiuti, ma porterà anche all'assunzione di personale addetto alla revisione dei filmati, portando così a posti di lavoro. La massa di rifiuti a via della Selciatella è enorme, e così anche a via d'Ormastorta, la strada che si unisce alla Selciatella, dove al sottopassaggio dell'autostrada è presente una mega discarica con tanto di cartello che ne vieta lo scarico. Ed anche qui ci sono i furbi che incendiano i rifiuti. La stessa identica cosa accade a via dell'Inviolata, la strada che porta a quella che era la discarica. Un fatto curioso è accaduto a via Percile a Marco Simone, dove alcuni passanti in automobile hanno gettato un'enorme quantità di rifiuti, che per fortuna è stata ripulita dai volontari cittadini del gruppo Retake Marco Simone. Ormai il lancio della busta sta diventando una disciplina olimpica. Per concludere, sapete bene il nostro lavoro di pulizia al primo lago di Ormastorta. Lo abbiamo ripulito per ben 4 volte, raccogliendo una quantità immensa di rifiuti. Pensate che si sono accumulati nel tempo principalmente per colpa di chi viene a pescare. Dobbiamo capire che gli enti competenti purtroppo non puliranno mai per colpa di soldi che mancano e burocrazia. Tocca a noi, cittadini volontari, fare qualcosa per vivere in un posto migliore.